18 luglio 2015 al Pantheon a Roma, Gianni Colacione per Libri TV. Siamo in compagnia di Nima Dondup, rappresentante della comunità tibetana in Italia. C'è un sit-in della comunità tibetana. Nima, di che si tratta? Oggi noi siamo qua per la Tenzin delle Rinpoche, perché è un lama molto importante in Tibet. Il governo cinese accusato ha partecipato a un attentato nel 2002, per questo motivo loro hanno portato in prigione. E il governo cinese continua a dire lui deve dichiarare lui colpevole, ma lui non è mai accettato questo qua, per continuare a rimanere in prigione. Purtroppo 12 luglio e lui è morto in prigione. Questo vuol dire loro hanno ucciso, perché loro non hanno dato corpo, non voleva restituire famiglia. Per questo motivo noi siamo qua, perché è proprio giustizia e lui è innocente e lui siccome è ucciso, allora noi chiediamo che il Parlamento europeo devono fare comunque una ricerca sulla questa verità, perché non solo lui, che migliaia di prigionieri politici ci sono oggi in Tibet e continuano a muoiono. Lui adesso parla a tutto il mondo perché lui è importante, ma così come lui ci sono tantissime. Per questo motivo, se non fa qualcosa, continua a uccidere i tibetani, ogni giorno restano. Non c'è nessun diritto di chiedere un avvocato o qualcosa, perché quando vede intellettuali tibetani, governo cinese portano in prigione, uccidono, perché loro dicono tu hai fatto qualcosa contro il governo cinese, però tu non puoi, non c'è nessuna prova. Per questo motivo noi chiediamo anche Tenzin delle Rinpoche, non puoi difendere. Per questo motivo veramente chiediamo una cosa, aiuto da tutto il mondo, stiamo chiedendo per questo. Per questo motivo noi siamo qua oggi. Grazie Nima. Marilia Bellaterra, consigliera dell'Associazione Italia-Tibet. Facendo seguito all'intervento di Nima Dondup, voglio soltanto sottolineare un aspetto di particolare importanza. Questo tulku era un tulku riverito che ha speso la sua vita a favore del mantenimento della cultura del Tibet, della lingua tibetana, della libertà del Tibet. Non è l'unica vittima innocente, e sottolineo innocente, della crudele repressione del barbaro governo di Pechino. Insieme a lui ci sono migliaia di altri tibetani che hanno perso la loro vita, per non parlare dei 148 che si sono dati fuoco, ormai come è noto a tutti, si sono dati fuoco per dimostrare il loro sdegno nei confronti dell'oppressione e della repressione del governo di Pechino. Credo che ciascuno di noi abbia un dovere etico nei confronti di questo popolo fiero e coraggioso, nei confronti di noi stessi, nei confronti delle generazioni che verranno, di prendere una posizione decisa, di lottare, di non smettere mai di combattere e di fare propria la frase così bella e commovente di Sua Santità il Dalai Lama: never give up. Credo che con l'impegno di ciascuno di noi qualche cosa può essere cambiato. Presto. Grazie.